Restiamo in consiglio della regione Lombardia, andando a sentire il capogruppo della lista Maroni Presidente, Stefano Bruno Galli, che ci parla di macroregione e di come si può arrivare alla macroregione senza variare la Costituzione. Sentiamo. Lei ha più volte ribadito, anche nel corso di quest'estate, che per arrivare alla macroregione ci si può arrivare a Costituzione invariata e soprattutto tenendo conto ben 4 articoli della Costituzione. Sì, al centro di questo del dibattito questa sera, al centro io come costituzionalista, come studioso delle istituzioni, credo di poter dare il mio contributo in questa direzione, per quello che insisto molto sul tema del cantone Cisalpino, soprattutto dell'idea di realizzare la macroregione a Costituzione invariata, cioè facendo leva su 4 articoli della Costituzione che sono il 116, il 117, il 119 e il 132. Il 116 per rivendicare condizioni particolari di autonomia, il 117 per portarsi a casa le materie concorrenti, quelle che non sono né dello Stato né delle regioni ma sono in mezzo, e il 119 per rivendicare una condizione particolare di federalismo fiscale, cioè di fiscalità, soprattutto con la fiscalità impositiva, che è il tema più rilevante, perché finora la fiscalità non è stata riconosciuta in termini impositivi alle regioni. Questo consentirebbe, rispetto a un'azione coordinata delle regioni che potrebbero far parte della macroregione, quindi Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia, Veneto e Friuli, che sono le regioni alle quali fa sempre riferimento il Presidente Maroni, consentirebbe di realizzare una omogeneità, di mettere sotto gli occhi di tutti l'omogeneità di questa macroregione del Nord, che tra l'altro è sostenuta anche dalle dottrine di geografia politica, perché per esempio l'idea di megalopoli e quindi l'idea di un'area molto vasta tra i 20 e i 25 milioni di abitanti con alcune caratteristiche conferma che si può realizzare a Costituzione invariata il disegno macroregionale e poi si può arrivare al 132 per la ridefinizione dei confini, che è, diciamo, 132, mi emoziono sempre, mi commuovo sempre quando ne parlo, vuol dire Gianfranco Miglio, vuol dire il decalogo di Assago del 1992, quindi del 1993, quindi è un momento particolare perché si possono ridefinire i confini sulla base di questa macroregione. Non a caso ho citato questo discorso sulla omogeneità fiscale, perché lei ha spesso anche insistito sul concetto dei residuo fiscale, certo, che è fondamentale, e poi ha fatto anche un paragone con i Länder tedesche, perché anche lì sta succedendo qualcosa, no? Sì, Nord e macroregione del Nord vuol dire residuo fiscale, cioè vuol dire regioni che trasferiscono 100 allo Stato centrale incassano 65 nella migliore delle ipotesi, poi incassano magari anche meno. E quindi la macroregione bisogna farla con quelle regioni fortemente svantaggiate dal loro rapporto con Roma in termini fiscali, e sono le regioni che ho elencato prima. La Germania, in questo momento in Germania c'è un vasto e articolato dibattito sui Länder che gravano in termini di spesa pubblica, cioè quei Länder che hanno il rapporto tra spesa pubblica locale e PIL locale che è esploso, per cui in Germania è esattamente il contrario rispetto a quello che succede in Italia, cioè in Germania è il sud che mantiene il nord, tant'è vero che i Länder del sud sono quelli più aggressivi da questo punto di vista, però l'idea che si sta facendo largo in Germania è quella di ridurre da 16 a 11, se non a 9, i Länder, per sopprimere, per chiudere quelli che hanno i conti in rosso, e quindi mi sembra un'indicazione, un elemento molto importante per quanto sta avvenendo in questo paese, cioè la Germania nel 29, con la crisi del 29, aveva risposto più Stato, adesso sta rispondendo più Länder, quelli che hanno la contabilità in attivo.